Buongiorno, buongiorno. Che è successo? Perché sei stonato stamattina? Ah, vabbè, è normale l'intervento che abbiamo fatto ieri, cuore. Eh sì, vabbè, mo passerà, non ti preoccupare. Il fatto del dolore all'occhio, sicuramente, poi ti senti tirare. Mo passerà, stai tranquillo, capito? Ma vedrai, qualche giorno è come l'altra volta. Immagini che comunque l'altra volta, essendo pure lontano dal nervo ottico, comunque un po' di fastidio l'hai avuto. Figuriamoci adesso che era proprio vicino. Vabbè, se è un dolore sopportabile, cerca di sopportarlo, insomma, di non prendere nulla. Poi tanto loro sanno quello che ti devono o non devono dare. E va bene. Bello il sogno. Bello, giocare alle biglie. Sì, anch'io giocavo alle biglie quando ero piccolo. Molte volte si diceva bullet tut. Cioè, capito? Bullet tut. Cioè, significava che la pallina, anche se... Perché il gioco era quello, tu con la tua biglia dovevi colpire l'altra biglia, diciamo, dell'altro amichetto, dell'altra persona con cui giocavi, e quindi ti prendevi la sua pallina. E molte volte, ad esempio, poteva accadere che tu la pallina la facevi colpire prima, ad esempio, vicino al marciapiede, e poi se andava a colpire la pallina sua, era comunque tua. Ecco perché si diceva bullet tut, bullet tut. Oh, bei giochi, bei giochi. Vabbè, io giocavo pure i tre pete, le tre pietre, capito? I tre peti, i cinque pete. Va bene. Yun Mond La Lun. Questi sono tutti i giochi che si facevano da piccolo. Vabbè, e poi si giocava tanto a pallone per strada, tanto. E va bene, cuore. Ma stamattina fatto una telefonata proprio di incazzamento totale. Eh no, perché stava Giuseppe un po' giù stamattina. Ho detto: si può sapere cosa c'hai stamattina? E lui ha detto: no, qua è la mamma così, io devo andare a messa stamattina. Io, scusa papà, ma se sono le 10:30, fino a quando ti vesti e ti fai e vai in bagno, come fai ad andare alle 11:30? Non ti preoccupare, in giornata vedremo di andare a messa, e se non sarà possibile non succede niente, non casca mica il mondo che non vai un giorno a messa. Sì, ma quella così, poi si arrabbia, poi così, poi corà. Insomma, c'ha tutta questa paura nei confronti della mamma. E ho detto: ma tu ti stai rendendo conto, papà? Io non è che sto dicendo, ho detto: tu di tua madre devi avere timore, ma non paura. Ho detto: che è tutta sta paura? Ho detto: ma che cazzo stai facendo, papà? Insomma, poi alla fine. Allora, poi ha detto: ah, no, vabbè, ma quella è pure mia madre, perché tutti la criticano. Ha detto: Giuseppe, ma chi cazzo se ne frega di questa persona? Ho detto: nessuno sta dicendo chi è che la critica? Ho detto: mi fai capire? Il bambino sta tutto così, vabbè. Insomma, poi ho preso il telefono e l'ho chiamata la signora dei miei coglioni. Ma quante gliene ho detto, cuore mio? Ho detto: tu la devi smettere di rompere i coglioni, capito? Ho detto: il bambino ha questa paura verso di te, ma si può sapere che cazzo gli dice, che cazzo gli fai? Ho detto: ma lo sai che mi hai abbottato i coglioni? Ho detto: il bambino, uno, quando sta con me, non gli devi rompere i coglioni, lascialo stare, sono io che il responsabile quando sta con me il bambino, sono io che decido quello che deve o non deve fare nella giornata. Ah, vabbè, gliene ho dette di cotte di crude, poi me ne sono andato in bestia, poi sono così, quando parto non mi fermo più. Comunque è andata bene stamattina. Vabbè, boh, fammi andare a vedere un po' se si è tranquillizzato. No, perché gli mette questa... Poi dice che sono io che gli metto l'ansia addosso al bambino. E invece è lei che gli mette questa ansia, questa paura addosso al bambino. Babbo.
fammi andare a vedere che dice. Vabbè, oggi pomeriggio faccio un salto, sono da te, ok? Dopo ci mi organizzo. E mo glielo ho detto davanti di questa persona proprio, pure se capita un discorso, proprio non considerarla proprio. Lui dice mia madre, cioè capito? Il bambino ovviamente è legato, cioè comunque la madre, cioè per quanto noi possiamo dire che non sia, che non ci si comporta così, che, però il bambino vede in lei questa figura ovviamente materna. Come al fatto quando dice io devo andare a casa mia, cioè, capito? È ovvio, cuore, tu gli puoi fare tutto quello che vuoi, però alla fine è così. Ma a me non è un problema. L'importante è che il bambino lo lasci stare tranquillo, specialmente quando sta con me, poi. Cioè, questo impartire ordini dal telefono, tu domani devi andare a messa, mi raccomando, così capi. Perché poi ovviamente se non va quella si arrabbia, capito? Ecco perché il bambino poi ha questa paura, no? E poi il bambino ha paura di quando io la chiamo. Cioè, capito? Ha pure paura di questo. Perché se la chiamo, perché lui sa io come mi incazzo, e ha paura. Vabbè, io ma non gli dico niente, non gli dico che l'ho chiamato. Se no, iniziamo un'altra polemica. Ma tanto sicuramente glielo dirà lei. E io gli dirò, è bugia papà, non ho chiamato nessuno. No, perché poi si fa tanti problemi, capito? Perché poi inizia a dire, se non c'ero io, voi non litigavate, capito? E io gli dico sempre, guarda che io con tua madre ho sempre litigato, fin dagli inizi, quando tu non eri ancora nato. Babbo, me, cuore. Mi raccomando, fai tutte le cose che devi fare. Oggi che ti mangi? Speriamo che ti fanno mangiare qualcosa di buono. Hanno spostato l'ago o ce l'hai ancora sulla mano? Forse qualche giorno lo terrai ancora sulla mano, non lo so, cuore. Fammi sapere tu. Va bene? Niente squilli oggi. Anzi, sinceramente, pure ieri non ho avuto squilli. E né oggi ho avuto squilli. Mo' vediamo un po' se arrivano squilli in giornata, boh, non lo so, sono 2 giorni che non arrivano squilli, almeno per me. Va bene, dai, ci aggiorniamo a dopo, dai. Va bene? Ciao, cuore mio. Un bacio, un cuore, un abbraccio.